Oh, abbiamo quasi pronto il nostro business plan per l'acquisto dell'impianto fotovoltaico per l'azienda, mancano solo i costi di gestione e manutenzione. Vediamoli in questo video. Ciao a tutti e bentornati su andreapicinelli.net. Oggi parliamo dei costi post attivazione di un impianto fotovoltaico industriale. Per quanto rispetto all'investimento iniziale incidano veramente poco, è bene conoscerli per non trovarsi un giorno a cascare dal proverbiale pero. I principali costi di gestione e manutenzione per mantenere il vostro impianto in salute sono, in ordine di costosità, 1. La sostituzione degli inverter mediamente ogni 10 anni. Oggi gli inverter sono sempre più affidabili, quindi potremmo anche spostare un po' questa media, ma cautelativamente considerate di sostituire questi macchinari, questa parte importante dell'impianto, almeno due volte nei 25-30 anni di vita del vostro fotovoltaico. Seconda voce di costo è l'assicurazione. La metto prima delle pulizie periodiche. Oh no, spoilerato. Dicevo, la metto prima perché mentre le pulizie uno volendo potrebbe anche saltarle, l'assicurazione all risk sul fotovoltaico è imprescindibile, sia perché quasi sempre è una condizione del prestito della banca se fate il finanziamento, sia perché è indispensabile di per sé. Se ci ragionate un secondo, è un investimento da migliaia di euro che lasciate alle intemperie 365 giorni all'anno. Sì, i suoi componenti sono studiati per questo naturalmente, ma visto che gli eventi meteorologici eccezionali sono sempre più frequenti, siete sicuri di voler affidare il vostro investimento alla clemenza del tempo? Terzo posto in termini di costo spetta alle verifiche e pulizie periodiche. Ovviamente l'incidenza maggiore è quella delle pulizie dei pannelli, perché cresce proporzionalmente alla potenza dell'impianto e quindi alla superficie da pulire. La cadenza di questi interventi dipende da quanto tenete all'efficienza del vostro impianto fotovoltaico e quanto rischio c'è che si sporchi o subisca danni. Mediamente si fa come dal dentista, il controllo ogni 6 mesi e la pulizia una volta all'anno, però se la vostra azienda, per esempio, è in una zona industriale inquinata e polverosa, magari sarebbe meglio far pulire i pannelli 2-3 volte all'anno. Se invece avete un albergo in montagna con l'aria pulita, i boschi e i prati in fiore, le caprette che fanno ciao, il vostro impianto potrebbe rimanere pulito anche solo dalla pioggia. Ultima, numero 4, ma non ultima importante voce di costo della gestione di un impianto fotovoltaico industriale, sono gli adempimenti burocratici. L'abbiamo visto nel video sui limiti di potenza: più grande l'impianto, più aumentano le scocciature burocratiche da affrontare almeno una volta all'anno, peggio delle zanzare. In generale, se il vostro impianto è entro i 20 kW non avrete grosse spese burocratiche, se non la verifica dell'interfaccia esterna per gli impianti sopra gli 11,08 kW. Superando i 20 kW invece la questione si complica. Naturalmente con la giusta voglia e tanta pazienza potete fare quasi tutto in autonomia. Il mio consiglio però, ovviamente di parte, è di affidare le incombenze specifiche ad un tecnico che conosca obblighi e procedure per risparmiarvi errori, inadempienze e un sacco di tempo mal sfruttato e stress. Queste sono le principali voci di costo nella gestione di un fotovoltaico industriale. Oltre a queste ci saranno, se no, 100-200 euro da considerare tra servizi di misura del gestore di rete e costi amministrativi GSE, e direi basta. Se mi sono dimenticato qualcosa, condividetelo nei commenti. Come sempre spero che il video vi sia piaciuto e vi sia stato utile, e ricordatevi di lasciarmi un like, un commento, di iscrivervi, abbonarvi, super graziarmi, e visitare il mio sito, dove tra l'altro troverete la trascrizione di questo video nel blog, è una nuova sezione del sito. Grazie come al solito dell'attenzione, io vi do appuntamento al prossimo video, un saluto da andreapicinelli.net. Il video di oggi finisce qui, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, e se il video vi è piaciuto ricordatevi di lasciarmi un like e di condividerlo con i vostri amici. Se non siete ancora iscritti al canale e volete farlo, potete cliccare sul tasto iscriviti e sulla campanella per restare aggiornati sull'uscita di nuovi video. Vi ricordo che oltre ad iscrivervi potete sostenere il canale abbonandovi con uno dei pacchetti che ho studiato per voi. In particolare vi segnalo il nuovo abbonamento produttore consapevole, che vi dà, oltre a vantaggi social su YouTube, anche la possibilità di
usufruire del servizio di monitoraggio mensile che ho creato grazie alla collaborazione con SunReport. Per contattarmi trovate in descrizione il modulo di contatto per informazioni, consulenze, domande generiche, eccetera, il modulo per l'iscrizione all'archivio installatori di qualità e il modulo per l'iscrizione ai corsi sulle pratiche di connessione per impianti fotovoltaici, sia in iter semplificato che in iter ordinario, che sono già attivi. Sempre in descrizione trovate tutti i miei recapiti, i canali social, Facebook, LinkedIn, Instagram, il mio sito, il link a Patreon se volete sostenere il canale e infine qualche curiosità sul canale, come per esempio tutta l'attrezzatura che utilizzo per realizzare questi video. Io come al solito vi ringrazio per aver guardato questo video fino alla fine e vi do appuntamento al prossimo viaggio nel mondo del fotovoltaico.